L'HIV o AIDS ha tolto la vita a più di 39 milioni di persone in tutto il mondo, nonostante gli sforzi fatti finora per prevenire, curare e comprendere meglio la malattia. Ma con 35 milioni di persone attualmente infette, che cos'è esattamente? E siamo vicini alla cura? Per contrarre l'HIV, il virus deve entrare nel flusso sanguigno e spesso viene trasmesso tramite fluidi corporei infetti come sangue, sperma, liquidi vaginali o latte materno. Una volta all'interno del flusso sanguigno, l'HIV prende di mira una serie di cellule, più precisamente le cellule T-helper, CD4, che sono un tipo di globuli bianchi che svolgono un ruolo essenziale nel sistema immunitario e nel combattere le infezioni. L'involucro esterno dell'HIV è ricoperto da glicoproteine che mutano frequentemente, fondamentalmente per ingannare i recettori delle cellule T e non farsi riconoscere. Una volta legato a determinate proteine della cellula T, inizia a fondersi con le sue membrane, per poi entrare nella cellula dove rilascia due filamenti di RNA virale e tre enzimi essenziali per la replicazione. Poiché l'HIV è un retrovirus, l'RNA è trascritto in DNA, qui rappresentato da una cerniera di due filamenti di RNA che si trasformano in DNA. Questo DNA viene quindi inglobato nel genoma della cellula ospite e questo fa sì che le cellule T trattino i geni virali come il proprio e creino altre copie del virus. Queste poi lasciano la cellula ospite e maturano, per poi andare alla ricerca di altre cellule T. Il virus è particolarmente difficile da combattere, poiché muta molto velocemente. Pensate che, complessivamente, il processo di replicazione crea più di 10 miliardi di nuovi vironi al giorno. Durante questa fase iniziale di replicazione, chiamata periodo di latenza, una persona potrebbe non mostrare i principali sintomi fino a 8 anni. Se non curato, l'HIV ucciderà le cellule T infettate e quando queste cellule T diventano meno di 200 per millimetro cubo di sangue, parliamo di sindrome da immunodeficienza acquisita o AIDS. Arrivati a questo punto, il sistema immunitario viene soppresso ed è molto più suscettibile a tumori e infezioni opportunistiche come la polmonite. Una persona non muore di AIDS, ma in realtà di qualche altra malattia da cui il corpo non è più in grado di difendersi. Al giorno d'oggi vi è una medicina che aiuta a combattere queste infezioni opportunistiche, come il Daraprim, causa di molte polemiche quando Martin Shirley, dell'azienda farmaceutica Turing, decise di aumentare il prezzo di una pillola da $13,50 a $750. Esistono anche farmaci antiretrovirali che rallentano la diffusione del virus bloccando determinati enzimi essenziali per la sua moltiplicazione. Allo stesso modo, chi è sano ma ha un alto rischio di contrarre il virus può sottoporsi alla profilassi pre-esposizione o alla PrEP, che funziona in modo simile ai farmaci antiretrovirali, essenzialmente bloccando l'enzima chiamato trascrittasi inversa. Per fortuna c'è una speranza di cura. Un numero ristretto di persone è immune al virus dell'HIV, grazie a una mutazione delle cellule T. Un caso particolare è stato un sieropositivo che ha subito un trapianto di midollo osseo, quindi gli sono state somministrate nuove cellule staminali che generano cellule T differenti e nel giro di 20 mesi non è stata rilevata alcuna traccia del virus nel suo flusso sanguigno. Sebbene sia un trattamento molto mirato, certamente apre la possibilità di generare cellule resistenti all'HIV. E tutto questo, combinato con altre terapie e misure preventive come preservativi, aghi sterilizzati, trasfusioni di sangue sicure e l'HIV o AIDS, potrebbe un giorno diventare un ricordo del passato. La condivisione di questo contenuto sarà molto apprezzata per diffondere la conoscenza e la prevenzione. E se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti e attiva la campanella e riceverai una notifica non appena verrà caricato un nuovo video di Scienziati Subito.